Con Gian Piero Russo, coordinatore nazionale Acquaviva Wisp, siamo qua a Rispescia in Auli per il workshop nazionale della Lega Acquaviva Wisp. Russo, il significato di questa giornata e l'importanza di questo momento di formazione? Diciamo è un evento importante dove stiamo sperimentando appunto come le attività formative possono aiutare a promuovere i valori di sport, ambiente e solidarietà, che sono i valori fondanti della WISP. Insomma, in questo luogo significativamente qui alla sede della Lega Ambiente, del Centro Educazione Ambientale Il Girasole, non a caso, perché con Lega Ambiente insomma, intendiamo rinsaldare insomma, i legami che ci vedono attenti alla tutela degli ambienti, in particolar modo insomma, gli ambienti d'acqua, fluviali e marini. Qui diciamo, gli eventi formativi, l'aspetto tecnico è considerato sia la parte fluviale sull'Ombrone che quella marina, appunto a Marina d'Alberese. L'idea è quella di, pur prestando la dovuta attenzione all'aspetto tecnico, appunto, fare in modo che le attività diventino sempre più strumento di promozione dei valori anche di attenzione al territorio, insomma della solidarietà. Qui c'è presente anche il coordinatore delle attività di canottaggio, che è anche responsabile appunto delle diverse abilità con attività che hanno visto sperimentare ad esempio la Milano-Venezia, che dal 23 agosto al 1 settembre è partita, ha riproposto l'idea del fiume come luogo di connessione, come elemento via di connessione tra i luoghi, dove ha partecipato anche significativamente un non vedente che l'ha percorsa insomma, per 500 chilometri. E l'idea è quella di proporre una serie di iniziative sul tema del vivifiume, dove i praticanti di sport d'acquaviva promuovono appunto l'esortazione a dare attenzione da parte delle comunità riparie al tema del fiume, insomma i fiumi che sono troppo spesso relegati al ricettacolo dei problemi e delle contraddizioni del territorio. L'idea quindi è quella che il fiume possa tornare ad essere un elemento di percorrenza, di fruibilità, di fruizione, di collegamento tra i luoghi. Penso non solo a una navigabilità leggera, anche riguardo alla percorrenza delle riviere, i sentieri ripari, a piedi, in bicicletta, insomma, tutto elementi che ci fanno rendere consapevoli del valore e anche della bellezza. Oggi a Marina di Alberese c'era veramente l'idea proprio del territorio come elemento di ricchezza e di bellezza. Parlando di territorio, parlando di Lega Ambiente, qui siamo in Maremma, c'è tutto, c'è il fiume Ombrone, ma c'è anche il mare. Per le attività Acquaviva Wisp si va dalla canoa, dal SUP, il surf, un territorio perfetto, insomma. Sì, diciamo che questa è un'esortazione per chiunque a leggere le prerogative del proprio territorio, anche in ambito urbano, metropolitano, cioè attraverso azioni di cura e attenzione si può affrancare il territorio dal degrado e dall'abbandono, che questo è un tema trasversale, insomma, che non riguarda solo le pratiche sportive, insomma, ma attiene alla vita quotidiana di noi tutti.